Ehi. Siamo già stati qui. Da dove si torna indietro? Oh, i viandanti. Ah, disgustosi. Che puzza. Ricoperti di ogni sorta di bestioline. Ma un'armatura splendida. Vediamo se riesco a sterilizzare un po' il tutto. D'accordo? Oh. Ehi, Sindri. Daresti un'occhiata a questo? Non ho molto altro da fare in questo momento. Va bene, tornate quando vi servirà qualcosa. Ah, offerte a Tyr. Sono piuttosto rare, sapete? Perché? Beh, conoscete Odino. Non è il più grande fan di Tyr. Credevo le avesse distrutte tutte. Povero Fafnir, il confine tra ambizione e cupidigia è molto labile. Penso che il ragazzo stia bene. Sto bene. Non preoccuparti. Allora, sbrigati. Va bene. Ehi, ho appena capito che Magni non è tornato in vita. Interessante. So che gli Aesir devono trovare la loro strada per il Valhalla. Niente Valchirie, niente processo alle porte di Helheim. Forse è per questo. I pescatori portavano qui il pesce e usavano questo congegno per mandarne una parte alla cucina dello Jarl. Il resto veniva messo da parte e venduto. C'è un'uscita sotto il pollice. Scopri la strada. C'è un'apertura. Ci arrivo. C'è
C'è una via verso l'uscita, dall'altra parte. Nuovo qui, ci siamo quasi. Ciò che abbiamo fatto, scalare un gigante morto, cavalcare un martello in caduta, combattere i cattivi, cosa pensi avrebbe detto? Che hai fatto molta strada. Grazie. C'è qualcosa di là. Padre, di là. Guarda qui, un altro. Ah, la conosci già, non è vero? Tamur, il gigante muratore. Crea un muro attorno a Jotunheim. Doveva essere il suo capolavoro. Voleva solo proteggere la sua gente. L'inizio è bruciato. Avrei preferito che fosse bruciato l'ultimo pannello, che peccato. Questo spiegherebbe la potente serratura magica. Ma c'è di più. Sento come se laggiù qualcosa ci stesse aspettando. I presagi nefasti sono il tuo forte, ragazzo. Che genere di cosa? Non so. Qualcosa di potente. Qualunque cosa sia, ragazzo, ce la faremo. Siamo arrivati fin qui, no? Sì, padre.
Una valchiria imprigionata. Ce l'ha fatta. Una valchiria? Pensavo fossero solo degli spiriti. Occhio, ragazzi. Una valchiria in carne e ossa. Non conosco avversari più temibili. Non attacca. Lo sa che siamo qui? Atreus, qui! Sì, padre. Mi avete liberata dalla mia forma corrotta. Ve ne sono grata, ma le mie sorelle sono ancora in trappola. Prendete il mio elmo, trovatele, liberatele. Il destino delle valchirie è nelle vostre mani. Il fato delle valchirie. Sembra importante. Ed è un eufemismo, ragazzo. Che sai di loro? Bella domanda. Eppure è arduo rispondervi. Ne so più di altri, ma gran parte della loro storia è avvolta dal mistero. La mia esperienza con le valchirie finisce con la mia prigione. Stai evitando la domanda, testa. Come ti ho detto, fratello, è complicato. Non so come o perché divennero creature tanto sciagurate. Ma forse se ne potessimo liberare altre. Vuoi che ne combattiamo altre? Il fato delle valchirie, ragazzo. Non esiste un'impresa più onorevole. Sarà pericoloso. Non è mai stato un problema, no? Così si fa.
adesso forse Freya dovrebbe dare un'occhiata al ragazzo. No, ora sto meglio. Dovevo solo riprendere fiato. Adesso dove andiamo? Ora che abbiamo lo scalpello del gigante, dobbiamo scoprire la luna del viaggio per Jotunheim da incidere sul sommo portale e sbloccare il viaggio tra i regni fino alla terra dei giganti. La conosci? Ahimè, no! Ma secondo il serpente, i giganti affidarono quel segreto a Tyr. Tyr è morto, no? Sì, ma la sua camera segreta è qui vicino. Le porte si trovano sotto il tempio, sommerse dal lago per generazioni, finché il nostro amico serpente non si è spostato. Lì troveremo la leggendaria runa nera di Jotunheim. Potremmo esplorare ancora. Ora abbiamo lo scalpello e la camera è sempre lì. È un peccato non usare la barca. Vedremo, ragazzo. Testa, tu conosci tante storie. Quando ne racconterai una decente? Come dici, scusa? Ti ha insultato. L'avevo capito. Ne vuoi una bella, vero? Molto bene, fratelli miei. Vi racconterò la storia di Rungnir, l'attaccabrighe. La vera storia. C'era un'enorme battaglia. Lui si trovava al centro dell'altare e combatteva gli Aesir. Una bella storia, ma... no. Vedete, Rungnir era nato senza testa né cuore. Così i giganti lo completarono con la pietra. Era forte, certo, ma era anche un perfetto babbeo. Odino lo incontrò un giorno mentre vagava per Midgard e lo ritenne così buffo, indifeso e credulone che lo invitò al suo palazzo ad Asgard. Qui offrì a Rungnir una pinta abbondante di idromele e lo incitò a fare ogni buffonata per lo spasso della corte. Io c'ero. Vidi gli Aesir ridere quando Rungnir saltò sul suo scudo e giurò di ucciderci tutti e di riportare le nostre donne a Jotunheim. Poi comparve Thor. E credete che rise? Oh no! Thor diede un'occhiata al buffone di pietra ubriaco e gli calò il Mjolnir sulla testa, così forte che ancora oggi ha pezzi di Rungnir conficcati nel cranio. Thor era così sorpreso da quella faccia rocciosa che non si accorse del corpo di Rungnir che gli rovinò addosso con un terribile tonfo. E di nuovo si alzarono risate ululanti tra le mura del palazzo. È una storia orribile, Mimir. Diversa da quelle di mia madre. Che ti sia di lezione. Di rado la verità è bella come miti e leggende. Ho visto qualcosa, sono sicuro. Sì, anch'io. Freya ha detto che la torre di Jotunheim era sparita dal lago. Forse non del tutto. Davvero molto strano. Quella serratura magica. Nella camera di Tyr. Eccone un altro. È Tyr, però manca il pannello centrale. Credevo che Tyr fosse un dio, non un gigante. Sì, ma era amato da tutti, giganti inclusi. È stato l'unico oltre a me ad avere in dono la loro vista speciale. Ehi, chissà se i giganti hanno dedicato un trittico anche a me. Avanti. Aspetta, vieni, ti insegnerò a leggere.
Non è necessario. Tu mi hai insegnato tanto. Ora ti insegno qualcosa io. Atreus. Avanti. Tu già lo parli. Leggerlo non sarà difficile. Io so leggere, ragazzo. Ma non questa lingua. Sei a metà strada, quindi. Ok. Le rune rappresentano tante cose. Gli dèi. O gli animali. Aspetta. Oh, vado troppo veloce. Scusa, non è questo. Senti questo odore? Sì, lo sento. Sembra... pioggia. Tu hai rovinato tutto. Me l'ero guadagnato quel martello. Ma ora tutti penseranno che l'ho avuto solo perché Magni è morto. Mi scherniranno. Ma se io uccido te, nessuno riderà di me. No! Prova! No! Quanto sei stupido! Hai preso da tuo padre oppure da tua madre? Era stupida e racchia! Zitto! Non ne sai niente di mia madre! Oh, è vero! Ma tra poco ci conosceremo molto meglio! Tu sarai il mio nuovo fratellino! Non appena avrò ammazzato tuo padre! Smettila! Ups, mi sa che l'ho steso! Sta indietro! No! No! Non è ancora finita! Fratello, sta male! Atreus! Devi portarlo da Freya, presto! Non c'è altro modo! In barca. Freya non è lontana. Fratello, Odino ti osserva, specialmente ora che hai iniziato a sterminare la sua stirpe. La foresta di Freya è un punto cieco per lui. È la destinazione perfetta e solo lei può curarlo. Cosa gli sta succedendo? L'ho già visto nei mortali. Un conflitto della mente che si manifesta come malattia corporea. Mai visto in un dio. Ma un dio che crede di essere mortale? Non oso pensarci. Ci siamo quasi.
qualcuno ha chiamato il serpente. Sbrighiamoci. Freya! Apri la porta! Ci serve il tuo aiuto! Donna, mi senti? È urgente! Sono sempre una dea, vattene via! Il ragazzo sta male! Freya! È malato. Entrate. Questa non è una normale malattia. La vera natura del ragazzo, la tua natura, si agita dentro di lui. Così è colpa mia. Mi aiuterai? Certo. C'è un raro ingrediente che si trova solo in Elaim, il guardiano del ponte dei dannati. Mi serve il suo cuore. Il regno dei morti, lo conosci? No, non questo. È una terra dal cielo implacabile. Nessun fuoco può ardervi, nessuna magia in tutti i 9 regni può sprigionarvi una fiamma. E contro i morti, la tua ascia di ghiaccio sarà inutile. Dovrei trovare un'altra arma. Dovrò tornare a casa. A un passato che avevo giurato di seppellire per sempre. Chi eri prima non ha importanza. Il ragazzo non è il tuo passato, è tuo figlio. E ha bisogno di suo padre. Questa runa apre il ponte verso Elaim. Quando ci sarai, non dovrai in nessuna circostanza attraversare il ponte dei dannati. Da lì non si torna, hai capito? Ragazzo! Emily! Devi far presto. Un sentiero nel giardino porta la mia barca, prendila. Torna a casa, ritrova il tuo passato, fa ciò che devi. Ma portami il cuore del guardiano del ponte e tuo figlio potrà sopravvivere. Ora. Freya, l'ultima volta io sono stato... No. Fai bene a dubitare della parola di un dio. Non devi giustificarti. Non con me, non per questo. Con me sarà sicuro. È la promessa di una madre. Uscite dal giardino. Troverete la mia barca. Presto. Non abbiamo tempo. Proprio a Elaim. Tutto bene? Farò ciò che devo. Lasciami in pace. Come vuoi.
A sinistra, fratello! Non c'è luogo dove puoi nasconderti, Spartano. Potrai mettere tutta la distanza che vorrai tra te e la verità. Ma non cambierà nulla. Fingi pure di essere quello che non sei. Maestro. Marito. Padre. Ma c'è una verità ineluttabile a cui non potrai mai sfuggire. Tu non puoi cambiare. Tu sarai per sempre un mostro. Lo so. Ma non sono il tuo mostro, non più. Per il regno tra i regni, per giunta nel tuo giardino. Prendi la scorciatoia per il tempio del viaggio tra i regni, poi vai a Helheim. Thank you.
Sono certo che prima non ti stavi riferendo a me. C'è qualche altra cosa che vorresti confidarmi, fratello? Ti assicuro che sono insuperabile nel mantenere segreti. Beh, sai dove trovarmi. E per la cronaca avevo già capito che eravate greci. Atena era palese. Puzzi di magia straniera! Dolce nanna degli inferi, che cosa sono quelle? Non ne ho mai viste di simili. Saranno un'eredità di famiglia. No. E non lo saranno mai. Amico, mio fratello e io abbiamo creato il Mjolnir per il grande idiota. So riconoscere la qualità. E queste... queste sono speciali. Ehi, dov'è il piccoletto? Si è ammalato. No. Che è accaduto? Gli Aesir? No. La colpa è mia. Ed è mia responsabilità rimediare. Già. Dobbiamo tutti assumerci le nostre responsabilità, eh? Che posso fare per aiutarlo? Io so fare tante cose. Vuoi che io venga con te? No. Il tuo lavoro qui è sufficiente. D'accordo. Allora dove te ne vai così di fretta? Nel regno dei morti. Elheim? Cavolo, allora è una cosa seria. Ti terrò d'occhio. Freya ti ha dato la runa del viaggio per Helheim. Deve essere sbloccata sul tavolo. Concedimi un momento per dirti che ciò che stai per fare è da pazzi. Neanche Odino può sopravvivere a questo freddo. Spero che quelle lame funzionino. È il ponte di cui parlava Freya?
No, siamo sul ponte del viaggio tra i regni, ma noi cerchiamo il ponte dei dannati. I morti lo usano per raggiungere la città di Helheim. Dobbiamo trovare il guardiano che concede l'accesso. Seguendo questo ponte, andremo direttamente da lui. Dai, speravo di non rivedere mai più questo luogo. Usa il fuoco delle tue lame per bruciare quel rovo di El che blocca la via. Ecco perché valeva la pena tornare a prendere le lame. Non torna. Solo chi è morto di recente dovrebbe trovarsi qui. I cancelli devono essere chiusi e se lo sono, allora è vero, El è piena. Senza le Valchirie a gestire il tutto, El verrà sopraffatta. Chiuso. Che si... alla mia casa sono venuti qui. Come hanno fatto in così poco tempo? Il tempo scorre diversamente nei regni, specie in quelli legati al mondo degli spiriti. La luce di Alfheim? Al contrario, il tempo di Alfheim scorre più lentamente rispetto al Lago delle Anime, così come a El rispetto a Midgard. È complicato, lo so. Non importa, purché torniamo presto da mio figlio. Ah, vedo che impari in fretta.
all'interno di El. Oh, no, no. Il Valhalla fa parte di Asgard. Solo chi muore dignitosamente in battaglia può andarci. Coloro che muoiono con disonore finiscono a El. I criminali? Sì, e chi muore per malattia, incidente, vecchiaia. Chi muore di vecchiaia è indegno. Non è mai troppo tardi per andare a combattere. Quella salita sarà la via d'uscita se ci arriviamo. Aiuterà i morti a lasciare Midgard? Non penso, ma non peggioreremo la situazione. I vivi avranno un ostacolo in meno da superare per raggiungere la parte interna di Helheim. Ma chi è così pazzo da volerci andare? Ponte dei dannati e il guardiano che si assicura che i morti siano davvero morti. Cos'è quell'oggetto? Quel totem contiene una potente fonte di energia magica
il potere di Helheim. In realtà ciò che ci serve è il suo cuore. Prendilo e andiamocene. Come? Fa un po' di casino. Ne sei capace, no? Il cuore, fratello. Dovrai sporcarti le mani.
Ho il cuore. Mi serve qualcos'altro? Nient'altro. Ma è meglio non attardarsi, eh? Kratos. Zeus. Zeus. Mio padre. Tuo padre era Zeus. Questo spiega tutto. Cos'è quel posto? Non ci andare mai. Hai capito? Come fa a essere qui? È impossibile. È solo un'illusione. Si sa che El tortura i suoi abitanti con il loro passato. Concentriamoci, dobbiamo tornare da tuo figlio. Essere qui. Fa freddo. Fai presto, dammi le tue lame. Perché? Ho detto che ti avrei aiutato ed eccomi qui. Avanti! Ho tutti i miei attrezzi a Midgard. Torno subito. Tu non credi che te le abbia soffiate, vero? Eccole! Ora sono pronte per i venti di Hel. Mira questo magico punto luminoso con le lame e lanciale! Ora mira la trappola del vento con le tue lame. È quella piccola spara che penzola al centro della porta. La vedi? Ora colpiscila! Ora puoi assorbire e rilasciare i venti di El ogni volta che vuoi. Quindi grazie, prego e arrivederci. Qui fa così freddo che mi si congelerebbero anche i marroni. A volte mi chiedo se il suo cervello abbia subito qualche trauma. Siamo stati via troppo.
Non riesco a togliermi le tue parole dalla testa. Zeus era tuo padre. Non ora. Pensiamo ad andarcene da Ella. Su questo non ho da ridire. Mi limiterò a riflettere su questa perla in silenzio. Torna subito da tuo figlio. Meglio non tardare. Torniamo subito a Midgard con quel cuore. Zeus! Ora capisco. Sto dondolando al fianco del maledetto fantasma di Sparta. Non usare quel nome. Non fraintendermi. Da quanto ho sentito, il Pantheon se l'è cercata, ma non sarà facile accettarlo. So che odi gli dei, ma non riesci proprio a stare lontano da loro, vero? Non devi dire nulla, ragazzo. Non deve sapere. Idiozie, fratello. Sono solo idiozie. Deve sapere. Solo la verità lo renderà libero e completo. Sì, va bene, odi gli dèi. Tutti gli dèi, incluso te stesso. Ma tutto questo riguarda anche tuo figlio. Non capisci? Lui lo sente. Non può evitare di essere ciò che è. Non può, perché non gli hai ancora detto nulla. È tutto collegato, lo capisci? Tu non gli dirai nulla. Come vuoi.
Hai presente quella scorciatoia tra i regni? Beh, l'ho migliorata. O forse l'ho danneggiata. Quella ci serve. Lo so! Perciò ho preso un paio di folate di quei venti di El e l'ho modificata. Ora si può usare per andare e per tornare, sempre se non ho combinato guai. Andiamo da Freya. Grande idea, fratello. C'è ancora qualcosa da sistemare, ma ce la farete! Dai, fratello! Voi signori sì che ci sapete fare. Non è perfetta, ma poco importa. C'è ancora qualcosa da sistemare. Sbrighiamoci. Il cuore. Ce l'hai? Sì. Il dorso della mano. Sta ancora male. La febbre potrà calare, ma per guarire... Deve conoscere la verità, sapere chi è. Sì. Non è così semplice. Tiriamolo più su. Te l'ho detto che anch'io ho un figlio. È passato un secolo da quando l'ho visto l'ultima volta. Alla nascita le rune ne predirono la morte. Il neonato che stringevo era così piccolo, così indifeso. Decisi allora che avrei fatto qualsiasi cosa per proteggerlo. Qualsiasi sacrificio. Ma tutto ciò che feci, lo feci per me. Lasciai che le mie esigenze e le mie paure venissero prima dei suoi bisogni. Mi accorsi del suo risentimento solo troppo tardi. Non fare lo stesso sbaglio. Abbi fiducia in lui. So che la verità non è semplice, ma niente lo è quando di mezzo c'è un figlio. C'è un maleficio. C'è un maleficio sul ragazzo. Non andare senza di me. Non lo farò. Sto meglio ora. Sì, lo vedo. Sarà in grado di viaggiare. Per adesso. Non succederà più. Te lo prometto. Fai in modo che sia così. Thank you.
Freya, non lo dimenticherò. Grazie. Tuo padre ha fatto il grosso del lavoro. Resta qui e riposa. Hai già fatto molto. La mia porta è sempre aperta per voi. Quello è Vanheim, vero? Ci sei arrivato da solo, eh? Beh, la finestra sembra fatta di cristallo di Bifrost. E so che dall'altra parte del muro non è così. In più, beh, ti rende triste. Sei saggio per la tua età. Sì, quella è la proiezione di un mondo che ho abbandonato tempo fa. Ciò che ti è successo ad Alfheim. Non puoi lasciare Midgard, vero? Un dono di mio marito, il giorno in cui ci separammo. Perché Odino ti ha intrappolata? Perché è meschino. D'altronde, tutte le sue decisioni sono frutto delle sue paure. I Vanir costituivano la minaccia più grande per gli Aesir, fino al nostro matrimonio. Molti Vanir pensano che io li abbia traditi. Col mio sacrificio ho ottenuto solo l'odio dei miei simili. Intrappolata qui, non potrò mai sistemare le cose. Ma perché vivi sotto una tartaruga? È stato il mio primo amico qui a Midgard. Mi ha offerto un rifugio e in cambio io lo proteggo dalle creature malvagie della foresta. Cinghiale dorato, tartaruga gigante. Interessanti i tuoi amici. Dunque, prima che Modi ci interrompesse, stavamo iniziando a esplorare la camera di Tyr. Sì, per trovare la runa nera. Ragazzo, da che parte andiamo? Oh, non lo so. Sì che lo sai. Ci serve una barca. Non so, credo ci serva una barca. D'accordo. Visto? La barca è a riva. Qualcuno ha chiamato il serpente. Sali, tiro io. Sei silenzioso. Non stai meglio? Sì, credo. So che mi hai sentito parlare con Freya. Tu credi di aver capito, ma non è così. Perché non dici niente? Dici che ho un maleficio. Mi credi debole perché non sono come te. Lo so che non sono come volevi. Ma dopo tutto questo credevo che le cose fossero cambiate. Tu non sai tutto, ragazzo. No. Ma almeno ora so la verità. La verità. La verità. Io sono un dio di una terra lontana da qui. Quando arrivai su questi lidi scelsi di vivere da uomo. Ma la verità è che io sono nato Dio, e lo sei anche tu. Allora, non hai niente da dire?
Potrei diventare un animale? Se puoi diventare un animale. No. Non credo che tu possa farlo. Sono un dio. Mamma sapeva. Ed era una dea. No. Lei era mortale, ma conosceva la mia natura. Sono un dio. Perché aspettare tanto a dirmelo? Volevo risparmiartelo. Essere un dio può voler dire vivere tra angosce e tragedie. E questo è il maleficio. Che tipo di cose potrei fare? Posso volare? Essere invisibile? Io non mi sento un dio. Non so quale sia la natura dei tuoi poteri, ma con il tempo lo capiremo. Non posso diventare un lupo. Puoi provare a sorprendermi. È per questo che a volte sento le voci. A te non è mai successo. Non come a te. Non mi sorprende. Ogni dio è unico. Quindi, forse non diventerò forte quanto mio padre, ma avrò abilità uniche. Le possiedi già, ragazzo. Hai uno straordinario talento per le lingue, considerata la tua età. Solo il tempo ci dirà di cosa sei capace. Tu l'hai sempre saputo. Ebbene sì, ragazzo, ma ho conosciuto fin troppi dei. M'è compreso, eh? Chi altro sa che sono un dio? Freya, sicuramente. Brock e Sindri? Non gli serve saperlo. Bello. Lo sa. È per questo che ci dà la caccia. Ma lo conosci da prima? Ho visto Baldur la prima volta, il giorno del funerale di tua madre. È la verità. Ehi, non dobbiamo tornare alla camera di Tyr, vero? Voglio dire, siamo dei. Possiamo fare ciò che vogliamo, giusto? Cosa vuoi fare in questo momento? Te lo mostro. Ho una domanda. Seymir era il primo gigante. Da dove veniva? All'alba dei tempi c'era il Ginnungagap, il grande vuoto. Non esistevano i regni, solo forze primordiali. C'erano il fuoco e il ghiaccio, che si incontrarono nel vuoto e produssero... L'acqua? Ben più dell'acqua. La mistica linfa vitale di qualcosa di nuovo. Da quest'acqua prese forma Ymir e divenne un essere di pura creazione e caos, madre e padre di ogni cosa che venne dopo. Anche degli Aesir? Sì, ogni dio, uomo e bestia proviene dalla carne di Ymir. Gli Aesir però si ritenevano tanto superiori da avere il diritto di regnare sul resto del creato. Fu Odino che si ribellò al suo creatore e versò il sangue vitale di Ymir con la sua lancia. Un male necessario, sosteneva, per portare ordine tra i regni. Dalla carne straziata di Ymir, Odino avrebbe creato per sé il regno di Midgard. Si fece chiamare il padre di tutti, come se fosse lui il creatore e non il suo assassino. Piccolo, avido, despota. Ymir? Oh, scusa, ragazzo. In effetti, credo che sia meglio finirla qui. Proviamoci ancora, senza interruzioni. Ricominciamo. Leggi. Inghiotto tutta la morte, della vita sono la fonte. Oh, mi piace. Chissà se l'ho scritta io.
È quella la risposta? Dice terra. Inghiotte la morte, crea nuova vita. Vai. Yerd. Se Adalfheim avessi saputo di essere un dio, non mi sarei sentito in colpa a uccidere gli elfi. Non so se il senso sia proprio quello. Non hai fatto nulla di cui pentirti. Non ci hanno lasciato scelta. No, adesso capisco. Dovevamo sbrigare faccende da dei, ma loro ci hanno coinvolti nei loro piccoli problemi. Ehi, ma non gli dici niente? Sai, sapere che siamo dei mi fa sentire molto più forte. Forse ti senti troppo sicuro di te ora. Dal tuo potere derivano grandi responsabilità. Puoi usarlo per te stesso o metterlo al servizio degli altri, come fece Tyr. La gente lo amava, eh? Già, un dio della guerra che si batté per la pace, famoso per il suo eroismo e la sua rettitudine. Usò il suo potere per porre fine alle guerre, mai per scatenarne. Allora esistono dei buoni. Sono molto rari, ma esistono, sì. Non conosco i posti di cui si parla. A Tyr piaceva viaggiare. Tyr credeva che il sapere, più che la forza, avrebbe evitato guerre e caos. Sapeva che la conoscenza di altre culture gli avrebbe dato una prospettiva diversa. Odino custodiva gelosamente tutta la conoscenza per sé, mentre Tyr condivideva volentieri la sua saggezza. I mortali lo adoravano per questo e gli portavano doni da ogni parte del mondo. Poi, cosa successe a Tyr? Odino lo considerava una minaccia per il suo regno. Sospettava che Tyr collaborasse con i giganti invece di rubare i loro segreti per gli Aesir. La stessa accusa che mosse contro di me. Con Tyr, però, credo che avesse ragione. Tyr aiutava i giganti? Sì, si sentì responsabile delle sofferenze che subirono per mano di Odino. Sospetto che li abbia aiutati a cancellare le loro tracce. La torre scomparsa di Jotunheim. Proprio così. Qualunque cosa le sia successa è stata sicuramente frutto della collaborazione tra Tyr e i giganti. Testa, dov'è questa lumina? Non lo so, non sono mai stato. La pietra deve essere quella. Credevi fosse così facile? No, non poi ci speravo. E ora? Fratello, una trappola per i venti di Erd. Ma dove saranno i venti? I venti di cosa? Non te l'abbiamo detto? Quando eri malato ci siamo procurati la cura a Helheim. Davvero? Un'esperienza terribile, fidati. Ma tuo padre ha imparato un nuovo trucchetto con l'aiuto di Brock. C'era anche Brock. Ma io... Ne riparleremo. Muoviti o non ce la fai, fratello. Ah, uno Skindu proveniente dalle mie terre. In passato ne avevo uno anch'io. Prendilo qui, ragazzi. Prendilo, ragazzi. Potrebbe servirci per spalmare il burro sul pane. Ecco perché non piace a nessuno. Guardate, piccoli passaggi ai lati, perfetti per il ragazzo. Troppo piccoli, padre. Beh. Attento, fratello. Freya non è qui ad aiutarti se ti fai ammazzare. Sì. Ah!
Wow! Guarda quello! Basta distrazioni. Non dimenticare perché siamo qui. Va bene. Viene da una grande terra deserta, molto lontana da qui. Ci vivono gli dèi? Caspita, sì. Moltissimi dèi. Buoni o cattivi? Io temo che non sia così semplice. Non è importante. Sembrerebbe di sì. È stato solo un impulso. Non devi pensare ai miei familiari. Sembrano quasi delle scuse. Beh, immagino ti piaccia. Okay, adesso, padre! Senti, voglio solo la verità, ok? Non importa se farà male. Io voglio sapere. Tu odi essere un dio, ma per me potrebbe essere diverso.
Altri piccoli passaggi. Lo so. Vai. Non posso guardare. Buona fortuna. Spaventose. Ehi, sono Skull e Ati, i giganti lupo. Esatto, i portatori del giorno e della notte. Il Ragnarok inizierà quando divoreranno Sole e Luna, vero? Tyr li conosceva. Non so, di sicuro gli stavano simpatici se sono sul muro della sua camera. Piace davvero essere un dio all'avventura in qualche luogo fantastico. Magari la mamma voleva che ci divertissimo un po'. Tutto ciò che abbiamo visto e fatto forse è un suo dono. Non vedo altre trappole per i... Venti di El? E se salissimo su una di quelle balconate per vedere meglio? Feroce figlio! Guarda, la trappola dei denti. E questa? La mente più veloce del vento. Forse non si tratta di velocità. Dove altro potrebbero andare i venti? Per uno così amato, Tyr era molto paranoico. Sì. Ne aveva motivo, a causa di Odino.
ingegnoso. Rincorre la luna. Skull è dorato, insegue il sole. Per scatenare il Ragnarok devono divorare, ma non sono in ordine. Bravo. La luna va a sinistra, il sole a destra e Midgard al centro. Quale leva tiro? Al centro. A sinistra. Al centro! Vanno in ordine. Una a sinistra, sole a destra e Midgard al centro. Destra! Al centro! Luna a sinistra, sole a destra, Midgard al centro. Al centro! A sinistra! Al centro! Luna Midgard sole. Luna Midgard sole. Pensa! Quella a destra! Fatta! Non posso affogare. Buono a sapersi. Non fermiamoci! Ehi, ma quella grande catena... Padre, sopra! Ragazzo, ferma quella catena! Come? Non lo so! So cosa fa! Il pugnale! Non c'è altro modo! Non funziona! Doveva funzionare! Il pugnale. Lo so, ma ti ha salvato. Sei stato astuto. Tira in serbo per noi. Oh no, la runa protettiva di Freya non c'è più. Cosa facciamo? Proseguiamo. Ecco, ci siamo! Ragazzo. Tieni. Il giorno in cui nascesti, feci due pugnali, fondendo metalli della mia e di questa terra. Uno per me
E quando tu fossi pronto, uno per te. Quel giorno è arrivato. E sono un uomo ora, come te. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. La responsabilità è molto più grande. E tu dovrai essere migliore di me. Hai capito? Dillo. Io sarò migliore. Il potere di quest'arma, di qualsiasi arma, proviene da qui. Solo se è temperato da questo. Dalla disciplina, dall'autocontrollo di chi la impugna. È qui che risiede la vera forza di un guerriero. Non devi dimenticarlo mai. Bene, allora. Vieni. Prego. Niente. Aspetta. La runa, l'hai vista? Sì. Ne sei certo? Sì, via. Bene, allora. Mira alla faccia. Vai, sono sotto sopra. Da che parte è la vasca di sabbia? Yerd. Siamo vicini alla meta. Siede. Vino lemniano, dall'isola di Lemno, vicino a dove sono nato. Lemno. Alla fine del viaggio. Posso?
puzza di uovo marcia. Sarà ancora buono? Può darsi. Padre, perché hai lasciato la tua terra? È stato per causa degli altri dei? È solo che tu odi gli dei così tanto. Ma Tyr dimostra che gli dei sono buoni. E tu sei buono. Hai ucciso solo chi lo meritava. Sì. Ma chi tra noi è degno di giudicare? Silenzio, testa. Noi sì. Noi lo sappiamo. Tu parli ogni giorno di più come tuo padre. Pronto? Pronto. Andiamo. Mi sa che mi piacerà essere un dio. Dei giganti. Avendo letto la runa del viaggio per Jotunheim, possiamo dirigerci verso il portale in cima alla montagna e far buon uso dello scalpello magico. Nessuno ci sbarrerà la strada. Andiamo. Ora riesco a leggere. Ma è un nome. Rota. Cavolo, il nome l'ha acceso. È il nome di una delle valchirie. Curioso. Dirò a Sindri che sono qui. Voglio vedere che faccia farà. No, io l'ho taciuto troppo a lungo. Ma tu devi mantenere il nostro segreto. Te l'ho detto, dovremmo tornare con un codice. Leggi. Sì. Posso leggerle? Dice che a Muspelheim, regno del fuoco, c'è la prova di Surtur. È una grande sfida? O una serie di pericoli? Andiamoci una volta. Un giovane e intrepido dio. Perché tacere ciò che siamo? È Odino che ama i segreti. Non dovremmo essere aperti come Tyr. Tyr aveva segreti e per ottime ragioni. Proteggere la gente. È saggio essere discreti. Ma non bisogna mentire agli amici o ai familiari. Sindri capirebbe e farebbe lo stesso. Non temere. Sei contento di essere giunto nella terra dei giganti? Sì, ma anche triste che il viaggio sia quasi finito. Oh, se arrivassimo a Jotunheim e non trovassimo più giganti? Non farebbe differenza esaudire il desiderio di tua madre, è ciò che importa. Ah! Oh, non ve ne andate, sarò da voi tra due secondi. Padre, posso dirglielo? No. Dirmi cosa? Che ti sei messo questo in bocca? Oddio, sto per vomitare. Non sto scherzando, mi viene da ribe. Non è niente.
Storie di famiglia. Oh, io potrei raccontarvi un paio di cose sulla mia famiglia. Fammi indovinare. Tuo fratello non è bravo quanto te e il suo lavoro fa schifo. Tutte cose vere. E allora? Non fai altro che parlarne in continuazione. Fa qualcosa al riguardo, chiudi il becco almeno. Ho capito. Sì, siamo stufi di ascoltare i piccoli problemi della piccola gente. D'accordo? Mi hai ferito. Diamo un'occhiata alle tue armi ora. Oggi non garantisco grandi risultati. Ve ne pentirete. Credevano che ci avrebbe fermato. Bene, da che parte? Di nuovo rotta. Sai, inizio a dubitare delle capacità di Sim. Forse Brock aveva ragione. Perché l'hai trattato in quel modo? Sono stufo, parla sempre del fratello. È vero, ma non serve a niente fartelo nemico. Deve sapere la verità, anche se fa male. È stato inutile e scortese. La verità conta più della cortesia. Tua madre non approverebbe. Non era una dea.
No. Perché no? Siamo quasi arrivati. Ce la posso fare. Davvero? Dopo quello che hai detto di lei, ne dubito. Cosa? Non era una dea? Era meglio di una dea. E non osare mancarle di rispetto. Ok, allora portatela da sola. Sapevi che eravamo dei? Perché hai tirato fuori quella storia che Odino ci avrebbe seguito per impedirci di arrivare a Jotunheim? Non era più semplice dire che ci vogliono morti perché siamo dei e ci considerano una minaccia? Non possiamo escluderlo. Odino ha modi subdoli e i suoi scopi sono... Ah, basta parlare di Odino e della sua famiglia. Tu e mamma dicevate che gli dei erano cattivi, ma noi non lo siamo. Neanche Tyr, né Freya. Gli dei Aesir sì che sono cattivi. E sai una cosa? Odino ha ragione. Siamo una minaccia per loro, perché li conosciamo e possiamo batterli. Beh, non tutti. Non ancora. Magni ci ha attaccato ed è morto. Non sono migliori di noi. E rimpiangeranno di essersi messi contro di noi. Thor ha incolpato me. Me! Per ciò che avete fatto a Magni. Mio padre mi ha chiamato codardo. Direi che ha fatto molto di più. Vattene, o ci penseremo noi a finirti. Vi ucciderò. No. È sconfitto. Non serve ucciderlo. La pagherà per ciò che ha detto di mia madre. Ho detto no. Ma siamo dei. Possiamo fare quello che noi vogliamo. È quello che ho detto a tua madre, poco prima di scoparmela. Che cosa hai fatto? È molto meglio di quello di mia madre. L'hai ucciso contro la mia volontà. Hai perso il controllo.
Non mi hai insegnato tu a uccidere. Io ti ho insegnato a sopravvivere. Siamo dei, ragazzo. E quindi dei bersagli. Da ora fino alla fine dei giorni sei segnato. Io ti ho insegnato a uccidere, sì. Ma per poterti difendere. Mai per divertimento. Ma nessuno importava di lui, comunque. Che differenza fa? Ci sono conseguenze se uccidi un dio. Perché? Come fai a saperlo? Come fai a saperlo? Modera quel tono, ragazzo. Come ti pare? Guardia, ragazzo, se Modi ci ha trovato, Baldur non è lontano. Bene, devo dirgliene quattro. No, non se ne parla. Mi occupo io di lui. Così lo ucciderai, perché facciamo questo ai nostri nemici. Perché anche lui ci ucciderebbe. Farò solo ciò che è necessario. Io ti aiuterò. No. Torce. I morti non hanno bisogno di luce. Stai attento. Addestramento? Oh, parli con me. Pensavo non ti piacesse il mio tono. Segui le mie lezioni. Ho fatto tutto ciò che mi hai chiesto. Volevo solo la verità. Dove hai preso le lame di fuoco? Le nascondevi?
Uccidere un dio ha delle conseguenze, no? L'hai fatto con quelle lame. Chi altri hai ucciso prima di me? Mi hai sentito? Ti ho sentito. E non sono cose di cui parlare. Non costringermi, ragazzo. Bene. Mimir, indovina. So tutto ciò di cui ho bisogno. Non ho altro da imparare. Ah, congratulazioni. Fratelli, state attenti. I segni sui muri delle gallerie indicano che è da poco passato un drago. Abbiamo già ucciso quel drago. Ah, davvero? Beh, com'è andata? Ragazzo, di qua. Andiamo, di qua, muori! Ehi! Yeah!
Vabbè. Vero amico vi aiuterebbe, quindi... No. Oh, salve. Non mi aspettavo di trovarvi qui.